Con Giulio Grifoni, veterano bianco-rosso-blu, ricordiamolo, alla sesta stagione al Follonica Gavorrano, prima al Gavorrano e poi al Follonica Gavorrano. Che sensazione si prova a iniziare appunto la sesta stagione con questa maglia? Ormai questi colori te li senti addosso? È sempre bello iniziare una nuova stagione perché conosci sempre nuovi compagni, una base comunque solida dell'anno scorso l'abbiamo tenuta. Niente, sempre nuove ambizioni, nuovi obiettivi da porsi durante la stagione, abbiamo appena iniziato, quindi dobbiamo continuare a lavorare per farsi trovare pronti per l'inizio. La preparazione è iniziata da qualche giorno, i carichi in questo momento sono pesanti, le gambe anche, però siamo pronti, siamo carichi per iniziare un'altra bella stagione. Come è normale che sia, i primi giorni di preparazione sono quelli dove cerchi di caricare il più possibile sulle gambe per mettere benzina dentro per l'inizio della stagione. Lo scorso anno ti abbiamo visto mezzala, esterno, destra, sinistra, terzino, attaccante esterno, ti abbiamo visto un po' in tutti i ruoli. Ci dici qual è quello che ti piace di più? Il mio ruolo vero dove ho sempre giocato è quello di esterno di centrocampo, in un centrocampo a 4, a 5 che sia. Come poi abbiamo da gennaio in poi avevamo usato questo modulo che ci ha anche portato dei benefici. Mister Masi, appunto, l'abbiamo conosciuto lo scorso anno, l'ambiente lo conosceva, ci ha dato tanto carattere, tanto bel gioco. Che stagione ci apprestiamo a vivere anche con il mister e con lo staff, che comunque è uno staff che conosciamo, con l'innesto dell'allenatore in seconda sostanzialmente? È uno staff soprattutto di brave persone, oltre a ottimi professionisti, e quindi iniziamo questa stagione conoscendoli già, sapendo cosa chiede il mister, quindi ripartiamo da una base solida dello scorso anno per cercare di fare un campionato migliore dell'anno scorso, che nonostante non ci ha portato nessun trofeo, però è comunque due secondi posti, e cercare di migliorare l'anno scorso non sarà facile, ma ci proveremo. Ecco, l'hai toccato te questo tasto, era quello che avrei toccato adesso la prossima domanda, nel senso che è più magari il rammarico di non aver portato a casa un trofeo quando poteva sostanzialmente arrivare, perché abbiamo vinto appunto il girone, la partita di andata contro il Trapani, a un certo punto del campionato eravamo anche primi. Questo lo dobbiamo trasformare in grinta, no? In consapevolezza che la squadra, anche se è rinnovata, però è sempre lì sul pezzo. Dobbiamo prendere consapevolezza dei mezzi che abbiamo, perché come detto ripartiamo da una base solida dello scorso anno e dobbiamo cercare di trasmettere questa cosa ai nuovi arrivati, perché comunque lottare per un obiettivo grande credo faccia piacere a tutti, credo facciamo questo sport soprattutto perché vogliamo provare a vincere. Allora, non ti chiedo giudizi di ordine tecnico, ma come sono questi ragazzi nuovi che sono arrivati? Sono pochi giorni che ci stiamo iniziando ora a conoscere, però si vede che sono soprattutto, almeno per ora, bravi ragazzi. Poi comunque hanno delle carriere importanti, tanti alle spalle, ora dobbiamo anche conoscere poi i giovani.